La regione Emilia-Romagna si candida a diventare la regione che darà continuità a livello internazionale ai temi di Expo. Quali sarà il futuro del forum? Io mi auguro il futuro di una piattaforma mondiale a disposizione di uno dei temi, di una discussione su uno dei temi più giganteschi che il pianeta doveva affrontare e i governi da qui al 2050. Il Papa ci ha scritto un'enciclica, o gran parte di essa, 9 miliardi di persone da qui al 2050, la necessità da un lato di aumentare la produzione di cibo per dare, se abbiamo coscienza civile, vogliamo dare dignità alle persone, qualcosa da mangiare a tutti e alle loro famiglie. Dall'altra, l'aumento di questa quantità non deve compromettere però definitivamente aria, acqua, territorio, terreni. E dunque credo che sia opportuno che dopo l'appuntamento di questi due giorni i soggetti, coloro, tra l'altro abbiamo, come dire, l'orgoglio di avere qui autorevolissimi interpreti delle questioni che riguardano la sanità, la sicurezza alimentare, la produzione alimentare e governi in rappresentanza di tutti i continenti, e penso che si dovrà dar vita ad appuntamenti a cadenza abbastanza fissa, proprio perché credo che si possano trovare ragioni ed equilibri che diano una mano appunto ad affrontare questo tema che credo sia uno dei più rilevanti all'attenzione del mondo.